Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, torniamo a farvi compagnia dopo il Natale per parlare di Bitcoin e in generale di strumenti finanziari. Voi ve ne intendete? Siete oculati nei vostri investimenti? Questo ed altro nel Sassone allo Stagno che inizia ora qui da Dorga. Ah, ma con quali soldi? Ah, ecco. Soldi di chi facciamo gli investimenti? Quello è il problema innanzitutto. Vi fidate della banca? Avete un broker personale o qualcuno che vi segue? Non abbiamo soldi. Ah, ecco, che si fa prima? Abbiamo lo stretto necessario per vivere. Quindi non abbiamo. Ringraziamo il Dio, non ci facciamo mancare niente, insomma, più di... Però siete in vacanza. Sì, sì, no, siamo ospiti dal figlio. Siamo già meridionali, che siamo stati 50 anni a Milano. Adesso abbiamo lasciato il nostro figlio qua professionista e lui approfitta per i weekend, viene qua a farsi le sue... siamo in Sicilia, noi facciamo la nostra vita da pensionati in Sicilia. Amiamo il mare, pesca. Com'è il clima in questo periodo in Sicilia? Quasi mi viene da ridere, sai. Non invidiarci in questo periodo, in Sicilia fa freddo. Ah, sì? Sì, abbiamo lasciato freddo. Sì. È piacevole comunque come ambiente, io non è che ami tanto la montagna, però non disdegno neanche, è piacevolissimo, stiamo facendo una bella passeggiata, stiamo vedendo una gran differenza, pulizia, ordine, quello sì, rispetto a dove siamo noi in Sicilia, guardi, è stupendo, bel paesino, eccezionale, veramente, abbiamo fatto un giretto, adesso troviamo un bar idoneo, beviamo un buon caffè, speriamo. Le faccio l'ultima domanda, il Bitcoin. Che cos'è il Bitcoin? Mai sentito parlare? Un parolone, per non dire una parolaccia. Questo lo spiega lei? Non ha mai sentito parlare. Criptovaluta, la moneta virtuale. Roba no, nuova. Sì, no, anche perché appunto non ci poniamo il problema, perché no, non avendo... Guarda i soldi, se vuol sapere una bella cosa. Noi qualcosina, perché abbiamo lavorato per 40 anni assieme a Milano, qualcosina abbiamo, ma abbiamo scelto tutto al di fuori delle banche. L'abbiamo data a una gran brava persona, abbiamo dato tutto a lui, sperando che... Le banche non c'è da fidare. No, per l'amor di Dio, specie poi con le ultime che si sentono con la signora, anche Etruria, per l'amor di Dio, guarda, piuttosto io sono uno pratico dell'edilizia, faccio una buca nel pavimento e li rimettiamo ancora là, perché guardi, c'è poco da fidarsi. Okay, c'è abbiamo una banda, guarda, a Roma è meglio... Mai sentito parlare di Bitcoin? Sì, ho sentito parlare. Cosa ne pensa di questo fenomeno? Mi sembra una cosa un po' fuori dal mercato, fuori... Effettivamente non è che ci ho approfondito, non ho approfondito molto, però così insomma. Sembra che sia la moda, sì, Bitcoin, tutti che comprano Bitcoin, e poi penfa in una settimana meno 40%. Mi sembra una cosa un po' fuori... dagli schemi, ecco. Quindi se arrivasse il mago di turno e ti proponesse un investimento in Bitcoin? No, penso che non mi interesserebbe. No. Ti fidi? Chi ti fidi? Non lo so. Delle banche? Insomma, non troppo. Del fai da te? Sai che tanti adesso si ingegnano con le piattaforme online, comprano azioni, vendono. No. Non saprei neanche. Niente. No, gli investimenti non sono il tuo pane quotidiano? No. Consiglio a tutti di non prenderli se non si è super, super, super accorti. Perché sono prodotti che vanno e vengono, sono proprio prodotti che vengono usati dai tecnici finanziari, ecco, che qui possono avere delle grandi perdite, dei grandi guadagni, eccetera. Perciò chi ci sa. Poi dopo, chiaramente, se uno vuole rischiare i suoi 1000 euro, 2000 euro, quello che è, lo può rischiare tranquillamente, però chiaramente deve sapere. Diciamo che noi popolo italiano abbiamo avuto dei bitcoin molto interessanti con le banche, per cui obbligazioni che dicevano sono super sicuri, sono super di qua, sono super di là, e poi dopo si è visto che cos'erano. Un italiano quindi che ha un gruzzoletto per farlo fruttare, come deve fare? Dipende da quanto ha di gruzzoletto. Uno può investire, per dire, il 30% in azioni, se ha un gruzzolo abbastanza importante, l'altro
50 in obbligazioni, tenersi un po' di liquidità, insomma dipende, l'immobile in questo momento ad esempio è un buon investimento perché è abbastanza basso come prezzi. Per cui, quindi più che su un bitcoin lei investirebbe sull'immobile? Sì, ancora io sì, in questo momento sì. Niente, poca fiducia sui bitcoin? O ci ha già messo le mani? No, io per dire, io ho pochissima fiducia sui bitcoin in questo momento. Perché insomma, bene o male, allora, l'oro è un prodotto reale, è oro, per cui le monete sono prodotti garantiti da chi? Dagli stati oppure dalla comunità europea nel caso dell'euro. Il bitcoin da chi è garantito? È un prodotto finanziario, punto e a capo. È un prodotto come un'azione, è come un'obbligazione, non obbligazione dello Stato, ma obbligazione delle aziende o delle banche, perché quelle sono altre cose. Quindi forse, ripeto, per noi comuni mortali... Ma diciamo, se uno ha qualche gruzzoletto da rischiare, può anche rischiarlo, non è che è detto. Poi magari un giovane può anche rischiarlo di più, perché magari dice io, vabbè, li ho guadagnati. È una questione sempre psicologica, secondo me. È un po' come andare a giocare al casino. Uno può piacere andare a 20 anni e può andare anche a 70, 80 anni. Basta che ci abbia qualche soldino da rischiarlo. Bitcoin. Bitcoin. Sai cosa sono? Certo che so cosa sono i bitcoin. Cioè, me lo dici come se ne avessi. Ne hai un... Ma non so per quale motivo bisogna parlare dei bitcoin con tutte le problematiche che ci sono in questo momento. Perché chi si è fatto attrarre bitcoin adesso si è preso una bella scappellata. Chi si è fatto attrarre? Tu ti sei fatto attrarre bitcoin. La gente comune non sa neanche che cosa sono i bitcoin. Bitcoin è un modo per concentrare il potere finanziario in mano ancora a poche imprese. Chi è che emette i bitcoin? Chi è garantito il bitcoin? Lei giornalista dovrebbe dirmi chi è che emette i bitcoin. Ma sai, ultimamente con queste voci si guadagna facilmente. Sai che l'italiano basta dire si guadagna facilmente quello subito. Io penso che l'italiano si sta impoverendo tanto in questo periodo. Chi è che si guadagna? La concentrazione del denaro in questo momento in mano a chi? E allora per un investimento, chiamiamolo abbastanza sicuro, a lei chi si rivolgerà? Io penso che già l'opportunità di fare un investimento è concentrato a poche persone, quindi poi chi ha la possibilità di fare un investimento avrà il modo di decidere. Adesso Bitcoin, non lo so, ci sarebbe molto da parlare in questo momento su Bitcoin, no? Dica, lei è un esperto, ne sa. Non so. Dai, adesso non ho voglia di spendere il tempo. Bitcoin, blockchain, tutte queste cose qua che ci stanno infarcendo la testa, perché cosa non lo so. Veramente, io penso che i problemi reali sono altri. Quindi non ci hai fatto un pensierino a questa forma di investimento? No, assolutamente. Io poi sono contro gli investimenti, soprattutto certi tipi di investimenti. Non appartengono al mio modo di concepire la società. Quindi non ce lo dici dove hai messo i soldi? No, non consiglio. Non investi i soldi, non investi perché non ho l'opportunità di investire i soldi. Okay. Se lo potessi fare non lo faresti su Bitcoin? Assolutamente no. Mi dica. Stiamo chiedendo agli italiani dove possono investire i propri soldi. Nel materasso. No. Bitcoin, la moda del momento. È una moda. Cosa ne pensa? Non lo conosco e non mi fiderei troppo. No. Virtuale troppo, no, mi piace. Dici che è meglio qualcosa di concreto? Sì, molto meglio concreto. Che sia oro, che siano soldi, che siano obbligazioni. Certo, lì bisogna stare attenti a dove si investe comunque. Cioè sono anche... Quelli più tradizionali. La moda adesso è anche quelle piattaforme online che ti permettono di diventare trader. Lo deve sapere chi è capace di farlo. Lei non ci ha mai pensato. Ogni filè su me stè. Ok, quindi lei non si metterebbe il computer a comprare azioni? No. È un gioco che ho lasciato fare a chi sa giocare, anche di stare attenti perché... Di chi si può fidare oggi per gli investimenti? Non lo so. Si va in banca, si va da un consulente privato? Banca magari, però non so. Lei ha investito un sacco di soldi, dove ce lo dica? Come fa? Non ne ho, per cui sto benissimo. Beh, stamattina non ce n'è uno che ha un soldo. È vero. Però sono tutti in vacanza, qui in villeggiatura. Sì, tu qualche giorno con i nipotini. Ah, ok. Un bel investimento in bitcoin.
No, non investo da nessuna parte perché non ho una lira. Dai, non dire così, Sofia. Ma sai cosa sono questi famosi bitcoin di cui parli? Sì, li conosco. Ah, li conosci perché c'hai... No, li conosco perché li sento parlare. Ah, solo per quello, non perché hai pensato di farci un investimento. No, no, non conosco l'informatica. Non ci andresti, non ci metteresti qualche mille euro? No, assolutamente. Perché? Perché non mi interessa. O non ti fidi? Perché non ho i soldi. Parliamo di investimenti oggi. Oddio, è un problema un po' difficile. Mi dica. Dove si va a investire? Per essere sicuri, perché hai sentito le banche ultimamente. No, sicuro non c'è niente, assolutamente, al 100% non c'è niente. Ci sono delle possibilità per chi ci sa fare. O fidarsi a qualche esperto sperando che sia onesto. Il che... Magari con questi? Oh signor, no, lasciamo perdere queste cose. Bitcoin. Sì, sì, lasciamo perdere. Moneta virtuale. Sì, sì, vabbè, tutto è virtuale il giorno d'oggi, Bisogna vedere poi il solito invece cos'è. E si fiderebbe a metterci un po' di soldi? Mica tanto. Bisogna avere esperienza per quelle cose, chi non ce l'ha l'esperienza arrischia troppo. Quindi non si sente di consigliare? Direi di no, anche perché bisogna essere degli intenditori. Io non sono un intenditore, pertanto non lo so, sto nel normale, ecco, diciamo. Questi nuovi prodotti, vabbè, forse chi ha esperienza ci guadagna anche, ma ci si può anche perdere notevolmente però. Nella sua vita non si è mai ingegnato consulente finanziario, non è mai... No, io faccio i miei piccoli movimenti e cerco di controllarli. Vabbè, fino adesso non ci ho mai perso. Ah, vabbè. Vabbè, insomma, non ho mai fatto dei grossi guadagni, quello è un fatto. Sì, 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 quello sì. Bisogna lasciarli fare, o le grosse perdite, a chi ci sa fare o chi non ci sa fare. O crede di saperci fare. Ma è un argomento che l'appassiona questo? No, leggo i giornali e sento un po' qualche cosa, qualche consulente ogni tanto, ma non è che sia un esperto. Quindi non hai consigli da darci? No, di quel genere lì no, anzi devi stare molto prudenti. Sul discorso Bitcoin? Sì, molto molto prudenti, con l'aria che tira poi. No, non sono per me i Bitcoin. I Bitcoin? Perché non li ho mai capiti, quindi non rischio oltre. E hai saputo però sicuramente della loro esplosione, insomma. Certo, sì, sì. Sembra che sia diventata la moda del momento, tutti alla ricerca dei Bitcoin. Preferisco investimenti tranquilli, senza perdere capitale, anche se con rendite sicuramente inferiori. Ma ti affidi alla tua banca? Hai preferito un consulente esterno? Ho un consulente esterno e anche la mia banca. Chi dei due lavora meglio? Molte volte penso al consulente esterno. Sì? Sì. Perché questa differenza? Perché le banche impiegate? Perché c'è un rapporto più stretto e non cambia come può cambiare il rapporto con la banca, quindi con le persone che interagiscono con te con la banca. Ok. Mai provato qualcosa a rischio, qualche investimento un po' rischioso? No, ma sempre profilo prudente. Degli altri. È bastato vedere quelli degli altri e non mi piace, dato che non me li regala nessuno i soldi, vorrei tenermeli nel limite del possibile. Quindi non ti sei fatto ingolosire? No, perché i soldi facili non li ho mai capiti e purtroppo non entrano nel mio modo di fare. Sono abituato purtroppo a sudarmeli e quindi ho sempre ragionato così anche per gli investimenti. Nemmeno per il futuro allora? Escludi la possibilità su questa moneta? No, non escludo mai nulla, a priori basta capire, però purtroppo in questo momento non ho ancora capito e compreso bene il meccanismo e quindi sono molto prudente. Se qualche buon investitore mi spiegherà cosa si può fare, come si può muovere, penso che possa essere anche lì l'interesse, come in tutte le cose. Per adesso il tuo non ti ha ancora nominato i Bitcoin? Sì, l'ha nominato, ma non c'erano risorse disponibili da investire, quindi è venuto meno anche il discorso per il momento, di certo. Ok, non sblocchi sicuramente qualcosa di sicuro per buttarli qui sopra? No, perché poi sono talmente pochi, li ho investiti anche in casa, in una casa e tutto il resto, quindi sono poche risorse e le teniamo strette. Forse meglio ancora l'immobile. Ma qui a Castione, quindi ad Orga, è stato un buon investimento secondo me e penso sia anche redditizio nel tempo, sicuramente. Teniamocelo stretto allora, grazie mille. Grazie. Siamo alla ricerca di consigli per investire soldi. Ah, capita male. Non ce ne dà? No. Di chi ci si può fidare?
Di nessuno, ho perso tanti di quei soldi che non mi fido più di nessuno. Dove, in banca? Sì, 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 tutti gli investimenti. Si può raccontare in breve? No, non racconto niente, è sufficiente che ho perso dei soldi. E come ha reagito con chi gliela... E cosa vuol fare? Mi dica lei, cosa dovevo fare? In pratica ha accettato la cosa e... Che giustificazioni le hanno dato? Potevo fare qualcosa di diverso? non viene so. Voglia di mi fate le domande alle quali è ovvia la risposta. Certo, uno accetta a malincuore, punto e stop. Non c'è alternativa. Da quella volta non è più entrato in banca? Assolutamente. Ok. E consiglia alla gente di starci... No, io ho un consiglio che do a me stesso, poi gli altri facciano quello che vogliono. Ne ho un pacco che non finisce più. Che fortuna! Avrà fatto i miliardi allora. Ma crescono o cosa? Ma qua, meno 40% in una settimana. Oh, perfetto, va benissimo. Cosa facciamo? Cosa ne pensa di questo modo di investire? Non lo so, l'ho sentito, ne ho sentito parlare, ma non lo so, non lo conosco. Lo conosco e quindi non saprei cosa dirne. Nessuno le ha proposto un investimento in tal senso? No, ho visto su internet cose di questo genere. È andato a leggere un po' di articoli sull'argomento? Mi sono fermato a internet. Quindi in un futuro non pensa nemmeno di metterci un gruzzolo? Abbiamo qualcosa da investire. Non saprei. Di chi ci si fida oggi per quanto riguarda i soldi? Gli investimenti? Di nessuno. Nessuno? Di nessuno. Come? Però. Banche? E di che le ultime? No, bisogna andare di notte, dice. No, mamma mia, banche e assicurazioni, dell'amor di Dio. No, no, no. Torniamo al caro vecchio materasso. Materasso no, il mattoncino. Se c'è il mattoncino magari mettiamo sotto quello. Okay. Magari il mattoncino in senso immobile. In senso immobile, quello naturalmente. Naturalmente. Quello che ha... Ma poi per investire bisogna avere anche una certa età, adesso si investe alla... non lo so. Giusto? Comunque se avesse lì un gruzzo a disposizione, meglio l'immobile che non i bitcoin. Meglio l'immobile, senz'altro. Bitcoin, ma il bitcoin poi magari ti danno il botto di fortuna, ma non si sa. Certo. Sono cose troppo aleatorie, è pazzesco. È una scommessa. È una scommessa, è una scommessa. Okay. Di solito le scommesse si perdono. Però se si perde qui ci si fa male. Si fa male. Bitcoin! Chi ne ha capito qualcosa in Italia? Lei? Io non ho capito niente, aspetto che salga per Natale mio figlio che così mi faccio spiegare. Ok, ma poi magari pensa anche di metterci qualche soldo sulla... I soldi evaporano. Ah, quali sono gli investimenti sicuri? Se lo sapessi sarei miliardaria. Ma fa tutto da sé? Ha un consulente? Qualcuno... Ho un consulente. Per i pochi soldi, sì, di un ex impiegato statale. Ma veramente sai che oggi tutti quanti qui ad Oga, tutti quanti ci dicono che nessuno soldi. No, io non mi lamento, per carità, ho sempre lavorato, ho la mia pensione, quindi sono tranquilla. Ecco, però non sono miliardaria. Che profilo ha? Di quelli che vogliono rischiare poco, di quelli che ogni tanto si buttano? No, direi che rischiano poco, sì, poco, poco. Direi proprio di sì. In pratica la prima cosa che ha chiesto è il gruzzolo garantito. E qua, perlomeno nei limiti del possibile, dopo nessuno può pretendere più di tanto, però insomma una certa garanzia e tranquillità sicuramente sì. Lei non ci crede nei soldi, nei guadagni facili? No, non ci credo. Credo nel lavoro, credo nell'onestà e credo nell'accettare una vita normale. Okay. Questo sì. Però i bitcoin, più 200%, no, più 300%. Ripeto, non ho capito niente, okay, confesso. Una delle più grandi fregature del mondo. Ma come? Ma se sono saliti, hanno raggiunto... Adesso vedrà quando scendono. Sono già meno 40%. No, vedrà oggi quando scendono. È un bidone. Lei non si fiderebbe? Assolutamente. Nessuno le ha mai proposto un investimento in tal senso? Per carità. Ma per carità. Dove sono gli investimenti sicuri allora? I soliti, basso interesse. Basso interesse, non rischi. Certo, guadagni poco, però sei sicuro. Questo lei ha chiesto in primis quando ha investito il suo gruzzolo. Certo. Voglio il capitale garantito. Certo. Esatto, perché garantito, perlomeno, con un limite di rischio molto basso. Ah, ok.
capito? Tutto lì. Non ha mai provato a lanciarsi. Assolutamente. Facciamo, dai, proviamo la pazienza, proviamo. No, assolutamente. Siamo i tipi. No. La sicurezza innanzitutto. Esatto. Parliamo di investimenti. Non è il mio settore. Il gruzzoletto, dove l'ha messo? Si affida alla banca, si affida a qualche investitore esterno? Banca. Banca? Sì. Ma lei la controlla ogni tanto la banca? Ci va a fare le pulci, a controllare come vanno gli investimenti? Aspetti che parla con mio marito. Ah, è lui l'esperto? Sì, non sono io. Mi dice la signora che lei è il grande esperto di Bitcoin. No, neanche un po', guardi, a me quelle cose qua. Sono contento che siano crollate. Ah, ecco. Eh beh sì, cioè, almeno... le cose virtuali nella vita non servono a niente. Bisogna essere pratici, fare il poco che si vuole fare, che si è in grado di fare, e cercare di farlo bene, senza danneggiare gli altri. Non le piace questo modo? No, di... no, assolutamente. Mondo virtuale non mi piace. Mi piace l'uomo, il mondo fatto dalle persone, dai sentimenti, belli o brutti che siano, perché a volte succede nella vita, solo quello. E allora, tutte le fatiche di una vita, i soldi guadagnati, come si investono? Sui figli. Facendo crescere i figli, aiutandoli, è l'unico investimento. Sono i nostri figli, i nostri nipoti. Okay. Noi oramai. Quindi non, lei non frequenta le banche? Trade online e tutte quelle cose. Bravissimo, no. Ci serve. Sempre cose piccole che mi garantiscono di non perdere troppo. Perché comunque ci perdi sempre con le banche. Bene che vada, ci perdi sempre. Un bel rischio un po' più alto del solito? No. No, perché li ho sudati. E il consiglio che dà anche agli italiani è questo: non fatevi prendere dalla golosità. No, niente, non bisogna essere golosi e avidi nella vita. Poco, concreto, e vado avanti così per tutti i giorni. Ha preso il giornale per informarsi sui finanziamenti, i mercati finanziari? No, sì, tanto per stare al corrente, siamo qua in vacanza e allora si vede un po' come vanno le cose. Si vede sia i finanziari, sia le notizie, sia l'Atalanta. E via. E via, tanto. Tanti parlano in questi giorni dei bitcoin. I bitcoin. Io non mi fido. Non si fida? No. Un giorno o l'altro, pam! Farà una bella bolla col bitcoin qua. Temo che sia solite invenzioni fatte dai geni della finanza, però per mettere poi in difficoltà altri quando crederanno di guadagnare. Magari all'inizio è stato vantaggioso, adesso si sgonfia troppo. Raccolgono. Si diventa bolla. I poi. Soldi dei polli. Bravo, perché poi hai visto come è finito anche precedentemente le altre cose delle bolle. Partono, poi parlano che hanno delle grandi vantaggi. Sì, è vero, raggiungono un certo livello. Poi quando cadono tutti morti vai a raccattare tutto spiano. Lei non si è improvvisato esperto di finanza, si è messo a comprare Bitcoin? No, non mi fido. No. Vado sul sicuro, ammesso che ci sia qualcosa di sicuro oggi. Cosa c'è di sicuro oggi? Infatti stiamo cercando informazioni. Ammesso che ci sia qualcosa. Una volta si erano le banche locali, noi sono di Bergamo, la banca UBI, la banca popolare di Bergamo, erano portafogli tranquilli, credito bergamasca. Adesso ormai si sono riunite un po' tutte e non riesci più a capire che cosa diavolo c'è sotto. No? Poi nascono poi quegli tipi, l'Etruria, tutte quelle accidenti lì, dove resti spaesato tutto spiano. Per cui di investire con sicuro. E no. Dopo i casi Etruria, Vicenza, eccetera, infatti. Cioè sono mille di questi casi. Lei ha ancora fiducia delle banche? Relativamente. Ma d'altronde cosa fai? Se hai qualcosa da fare, devi pure investire in qualcosa e pure fare anche con le banche, perché il tramite di qualsiasi cosa è la banca. Ma ha tentato di capirci qualcosa lei, oppure... Credo che non ci capiscono neanche gli esperti, gli ignoranti come me, meno ancora, ma gli esperti barrancano nel buio, perché proprio l'altro giorno parlavo con un signore, mi hanno detto settimana fa di investire in un certo prodotto e assicuro la settimana dopo, adesso settimana diminuito al 30%, per un esperto, no? Un esperto. E probabilmente a lunga scadenza può darsi che abbiano ragione questi esperti, certo. Ma devono essere proprio a lunga scadenza, non pensare di guadagnare nell'ambito di un anno, per dire, no? La prima bolletta Bitcoin è già scoppiata, è meno 40% in una settimana. Ecco, vedi, siamo sulla strada giusta adesso. È già cominciato. No, non mi fido. Niente, non si fida. Niente, assolutamente. Hai sentito parlare di questi nuovi modi di investire? Sì. Spostiamoci dalla strada prima che ci... Quanto sembra una bolla di sapone, leggendo in giro. Oggi erano già meno 30%. 40%.
40, eh. Stanno cominciando a andar giù. Andar giù, sì, sì, no, ma non è una cosa che sicuramente acquisterò. Qualcuno dice, ma no, poi tornano su. Ma vali, guarda, secondo me, primo te ne devi intendere. Perché sennò come fai a capire quando sale e quando scende? Uno, io faccio il giardiniere, cioè voglio dire, di quelle robe qua capisco poco. Non so cosa dire, ora della fine vediamo okay. Cosa sarà. 5.000 euro? No, da mettere dentro qua? No, 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 grazie, ho due bambini piccoli da tirare grandi. Per ora gli investimenti sono quando si salgono sugli alberi, insomma, si taglia. Bravo. No, si io fatica. Per ora i miei investimenti sono loro, okay. Per il futuro. E quindi questa cosa qua credo... Ripeto, la vedo un po' come una bolla di sapone, un po' gonfiata, magari anche per il discorso feste e così. Allora sono notizie, per me lasciano il tempo che trovano. Nel futuro non pensi di magari chiedere informazioni anche magari a qualche esperto? No, sinceramente per ora no. No, perché non avendo anche cifre grosse da investire e neanche piccole, perché comunque se con i bambini piccoli, ripeto, certo. Ora della fine no. Per diciamo ora quel piccolo gruzzoletto, ma lo teniamo d'occhio? Si frequenta? Ma come notizia da giornale, la mattina leggo i giornali, leggo la notizia, infatti avevo letto che era sceso, che forse allora 30 era ieri, adesso sì, vedo sì, che sì. È già 40. Ma giri le banche, ti informi? No, in banca faccio tutto da casa con l'internet banking, quindi okay. Non ci va neanche a pagare in banca, faccio tutto tramite computer a casa. Controlli spesso come vanno? No, quell'andamento di queste cose qui no, perché non avendo comunque interesse, non avendo investito niente, sinceramente no, non mi interessa. Meglio scavare una buca in giardino e mettere in su. Beh, ma se metti una pianta sei sicuro che cresce. Ok, le nostre piante sono loro, bisogna fare crescere belle dritte. Questa roba qua, non lo so, secondo me già fa parte della categoria delle persone che investono, che comunque si intendono un pochino di questo tipo di discorso, ecco. Ma non credo che ci siano tante persone che oggi come oggi sanno bene di che cosa si tratti, secondo me. Sono notizie da giornale, ecco, io in teoria non so neanche dove andare a acquistarli volendo, ecco, quindi nel senso mi interessa talmente tanto che non... Lasciamo stare Bitcoin. Sì, per ora sì, pensiamo alle feste. Voi che siete esperti di investimenti, Bitcoin, stiamo cercando qualcuno che ci spieghi. No, mi spiace, non sono in grado di poterle aiutare. Però si è investito e ci sta guadagnando un sacco di soldi. Chi ha investito? Ah, lei no. No. Purtroppo è investito qua e quindi ne sto perdendo un mucchio. Non si fida di questo? A parte la battuta, no, non mi fido nel modo più assoluto. Io voglio vederle e basta. Dici che queste cose virtuali... No, non sono in grado di poterle dare un giudizio tecnico. E allora come facciamo? Dove investiamo i nostri... qui a Castione, no? Il nostro gruzzoletto. Tutto chiuso. Investite qua, voi della regione, voi del comune. Immobili? Non immobili, in strutture, perché... Noi parliamo dei nostri soldi personali. Perché i ragazzi vengono qua un po' più volentieri, vengono qui da 50 anni, ma ormai i nipoti se la dimenticano questo paesino qua. Ha comprato casa qui? Nel 1960. Un investimento buono? Come lo giudica? Non lo saprò dire quando dovrò venderlo. Adesso se lo tiene. Per il momento ci vengo molto volentieri, però purtroppo ormai le strutture mancano. Che struttura manca? Manca tutte le strutture turistiche, divertimenti per i ragazzi, le strutture sportive, a parte il centro che poverino è quello che è, per di più non c'è nient'altro. Io un suggerimento, una cosa da costruire. Non sono in grado di essere all'altezza, però ci vogliono dei locali, qualche cosa per i ragazzi, non so, qualche struttura per fare in modo che qualcuno venga, a parte il riso, che vabbè, deve inventarsi qualcosa, le stesse strutture sciistiche, a parte quest'anno che avete investito un po' nei nuovi impianti, però sono un po' misere. Di cosa ci fidiamo? Dei Bitcoin? No, non dobbiamo fidarci di nessuno, bisogna investire sulle aziende. Sulle aziende? Sì, sulle aziende, bisogna investire sulle aziende del territorio, che le banche tornino a finanziare le aziende. Questo è il Bitcoin, sarà l'ennesima bolla. Dice che... Per me sì. Quindi ciò mi fa capire che tu non hai messo qualche 1.000 euro. Assolutamente no, io investo sulla mia azienda, imprenditore, sui miei dipendenti. E quindi questa è la logica dell'imprenditore, penso bergamasco, e non di questi
personaggi che si inventano. Però è una bella mossa, sì, la moneta virtuale. Sì, 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 è una bella mossa. Non ti quando cadrà il sistema, cosa facciamo? Come le banche italiane? Già, siamo già al 40% in meno una settimana. Infatti, quindi vede che non ne vale la pena. Tu ovviamente l'imprenditore lavorerai con le banche. Certo, sì, sì, chiaro. Che rapporto hai? Beh, in questo momento difficile, però vabbè, avendo le spalle... Ci si può fidare delle banche? Delle banche principali, secondo me, sì. Delle banche principali, sì. Delle banche cooperative anche, volendo, perché sono sul territorio. Io, senza fare nomi, si ripeto, banche principali, banche istituzionali, sì. Dopo, anche il Monte dei Paschi di Siena è una banca istituzionale pure. Però penso che lo Stato intervenga e di conseguenza metta in ordine. Chiaro, a spese di chi? A spese sempre nostre. Però questa è l'Italia, funziona così. Cosa fai? Tu controlli tutti i santi giorni i tuoi investimenti, i tuoi movimenti? Ma io ripeto, il 99% dei miei investimenti sono sulle mie aziende. Okay. Quindi io lavoro così. Cosa ne pensa? Dei bitcoin, che non credo che interessano a tantissime persone perché molti non sanno neanche cosa sono. Ma sai cosa? Quando hanno cominciato a dire... Che significa che... Che si guadagna facilmente, hanno cominciato a dire... Molti hanno comprato i bitcoin, si comprano i bitcoin, è una moneta virtuale. Quindi... Noi stiamo cercando appunto di capire se qualcuno ci ha messo dei soldi. Qualcuno ce l'avrà messi sicuramente, però... Non credo che quelli che normalmente li guadagnino hanno messo i soldi in bitcoin. Dice che la gente comune... Esatto. Lei no. Io no, assolutamente. Ma di chi ci possiamo fidare allora per gli investimenti? Per gli investimenti ci si può fidare ma un po' anche delle banche, dei finanzieri, ma di persone che si conoscono e bisogna anche affidarsi anche... avere delle informazioni giuste, ecco. Essere ben informati dalle persone giuste. Lei non si è mai improvvisato trader facendo operazioni? No, io faccio da me, c'ho il mio portafoglio, faccio da solo. Però io ho delle conoscenze di tipo economico, quindi riesco. Ma non mi piace investire per guadagnare, mi piace investire per mantenere, diciamo, il capitale in giusto, diciamo. Non mi piace fare degli investimenti di tipo rischioso. Chi lo vuole fare si deve affidare a dei professionisti. Ci dai un consiglio allora? Per i soldi, per tenere i nostri soldi al sicuro, dove dobbiamo metterli? Se uno non vuole rischiare, può fare investimenti. L'importante è fare degli investimenti che siano differenziali. Nel senso, un portafoglio deve essere costituito da una piccola parte di investimenti che danno sicuramente, cioè un rischio maggiore, ma in momenti, diciamo, un rischio maggiore e degli interessi maggiori, e parte in titoli pubblici, parte in immobili, per esempio. Okay. L'importante è che sia differenziato, poi uno, cioè non rischiare tutto su una tipologia di investimento. Se qualcuno le chiedesse come io ho fatto adesso un consiglio, lei non consiglierebbe i bitcoin? Io non consiglierei bitcoin perché non li conosco bene come strumento finanziario, so solo sicuramente che sono un investimento ad alto rischio, quindi se la sua capacità di rischio è elevata, cioè se vuole rischiare tanto, allora deve informarsi più su quello. È tutto per questa settimana per il nostro Sasso nello Stagno, che abbiamo voluto dedicare agli investimenti, in particolare in relazione ai bitcoin, quella che sembra essere la moda del momento ma sembra già cominciare a sgonfiarsi. Grazie a Vladimir Lazzarini per il montaggio e le riprese del Sasso nello Stagno, ancora qui a farvi compagnia tra 7 giorni, e ovviamente rinnoviamo gli auguri di buone feste.